All'inizio sono partita dal testo, che è una lettera che ho scritto a un'amica verso la fine del primo lockdown. E poi l'estate scorsa, nel senso, rileggendo il testo, mi sono resa conto che c'erano dei sentimenti che comunque per me andavano al di là del contesto della pandemia che stiamo vivendo, che potessero avere un significato che si legasse al momento presente, però, come dire, si estendesse anche come dire, ad altri momenti, ad altri contesti. E non ero sicura di che immagine metterci. E poi è stato un po' un caso, nel senso che ho filmato il tramonto, come racconto nella lettera, avevo già filmato il tramonto cioè mesi prima, sul tetto di casa di amici. Dopo aver scritto, cioè la lettera, diciamo che quel pezzo di narrazione l'ho un po' inserito nella lettera. E quest'estate, come dire, cioè primavera, sì, rivedendo un po' il materiale, mi sono resa conto che, cioè, ho cominciato a giocare con quell'immagine, semplicemente perché era proprio molto pulita e filmata a Milano, però non sembrava Milano, e questa cosa mi affascinava. E poi sì, cioè, ho invertito il tempo, insomma, pian piano è venuto un po' tutto insieme. All'inizio c'era solamente la voce e la musica, della festa in cui mi trovavo quando ho filmato il cielo. E mi sembrava un po' spoglio, e quindi poi ho lavorato con un caro amico, Andrea Centonza, che sul suono, per costruire di più degli spazi e costruire, come dire, i tre momenti del video che invece nell'immagine sono continui, no? Inizialmente era all'inizio il vuoto, e poi l'abbiamo, come dire, spostato più avanti nel video per cercare di renderlo, come dire, più sensibile, più presente, forse anche un pochino più inaspettato. E quindi, tenendo la musica della festa centrale, poi effettivamente siamo andati a lavorare sul creare uno spazio all'inizio che riempisse un po', perché io avevo registrato la voce da sola nell'armadio da molto vicino. E questa cosa piaceva a entrambi, cioè il fatto che si sentisse, come dire, un'intimità nella voce, una vicinanza, anche quasi una amatorialità nel come fosse registrata, letta così. Però era un po' spoglia da sola, e quindi siamo andati a creare poi sì, tre, come dire, diverse forme di vuoto o diverse forme di silenzio. Questo era un po' come dire il mio desiderio. E quindi la prima è in realtà un suono che non è solamente una stanza vuota, però crea un po', come dire, la voce all'interno di una stanza vuota. E poi c'è, insomma, la musica, il silenzio, e poi come un altro suono che riempie, però che in realtà è come se poi pian piano ricoprisse tutti gli altri suoni, quindi creasse un'altra forma di silenzio quasi. Il titolo Cortocircuito, diciamo che per me si lega al video un po' su due livelli, che poi sono i due che ho avuto di più in mente nel costruirlo. Il primo, che è proprio un po' il momento narrativo, il momento di vita in cui è nata l'idea, e che era un po' un momento, così, dopo pochi mesi che era scoppiata l'emergenza sanitaria, e quindi di grande instabilità, io diciamo, mi ero riproiettata a Milano, proprio un po' in questo contesto, però sono di Milano, ma era tanti anni che non ci vivevo, quindi mi trovavo un po' in questa situazione di non sapere esattamente dove fossi e come, cioè, come dire, di familiarità e al tempo stesso, come dire, di estraneamento dal presente. E poi si lega anche un po' a quello che è una ricerca poetica, artistica nel video, cioè che per me vuole essere anche un po' un esercizio estetico, in qualche modo, nel senso di lavoro proprio sul tempo, sull'immagine, sul linguaggio audiovisivo che cerco pian piano di costruire attraverso i miei lavori. E qui nel tempo, cioè insomma, sul tempo si lega al fatto che in realtà l'immagine è riportata indietro, no? E il fatto che in qualche modo tra i colori e il movimento del sole, che comunque è ciclico, possa funzionare sia come alba che come tramonto, per me crea un po' quasi un loop temporale, e un po' come anche il fatto che sia in spagnolo, però per qualunque madrelingua spagnolo è chiaro che la persona che scrive, parla, insomma, la voce narrante non è madrelingua spagnola, per alcuni errori o per l'accento e così. E quindi ci sono un po' tutti questi momenti che situano la narrazione, il personaggio, la dimensione spazio-temporale un po' in una bolla, in un limbo.
In quel senso, quindi, cortocircuito come qualcosa che a un certo punto inizia a esistere in modo ciclico su se stesso e che però, insomma, per me non per forza non funziona, non per forza è vuoto, ecco, nel senso c'è comunque una progressione, c'è comunque un'esplorazione al suo interno anche nel momento in cui sembra fermo, non lo è.